l'unica critica principale che viene fatta è quella di vedere strade con dei rattoppi che poi risultano anche pericolosi. Sì, chiaramente i rattoppi non sono necessariamente tutti dovuti agli interventi del comune di Alcamo, su cui il comune molto spesso, data la quantità e la periodicità, ha anche difficoltà a eseguire i dovuti controlli. In ogni caso è giusto dire che gli interventi di rattoppi che sono stati eseguiti nella prima parte di quest'anno, del 2023, ci vedevano con un accordo quadro in esaurimento, quindi in esaurimento fondi, e che per cercare di far fronte a più esigenze possibili ci vedeva fare piccoli interventi che magari ci dessero l'opportunità di concentrarci su più fronti e non su singoli tratti di strada. Soprattutto buche, rattoppi fatti male, sono anche causa di incidenti oppure di interventi dei cittadini sulle proprie macchine e questo potrebbe essere anche una questione di cause contro il comune. Certo, chiaramente l'intervento di manutenzione stradale, di un'adeguata e periodica manutenzione stradale, è, diciamo, uno degli interventi che sta al cardine, quindi è il prologo di un'eventuale, diciamo, causa che può essere evitata di risarcimento danni sia per lesioni fisiche sia per lesioni e danni materiali ai veicoli dei cittadini. Fondi europei, PNRR e vari altri. E Alcamo è preparata a tutto ciò? Questa amministrazione si è mostrata perfettamente all'altezza dei traguardi che si è prefissa di raggiungere. Uno dei progetti più grandi, il progetto di rigenerazione urbana dell'intero quartiere di Maria Ausiliatrice, che ne possa permettere una piena vivibilità sia da parte dei residenti, sia da parte anche di chi, pur non essendo residente ma cittadino alcamese, abbia intenzione addirittura di innestarsi in questo quartiere. Cose lodevoli, ma c'è spazio per Alcamo Marina? Sì, anche se sappiamo che Alcamo Marina può in realtà essere a vocazione residenziale, ma è chiaro che questo non impedirà il rilancio di Alcamo Marina La cosa frequentata. principale che interessa forse Alcamo Marina, a detta di molti, è comunque l'urbanizzazione. Sì, anche da questo punto di vista continuiamo a credere in questi progetti che chiaramente sono di una portata tale che non ci permettono di essere realizzati semplicemente con fondi comunali. Continuiamo a curare gli stati di progettazione sia della rete idrica sia della rete fognaria. L'Europa non può venire incontro. Ci potrebbe venire incontro lo stesso Stato italiano, tanto è vero che sia il progetto di rete idrica che di rete fognaria di Alcamo Marina sono state inserite all'interno del contratto di costa, addirittura come progetti bandiera. Lei ha parlato di tante iniziative lodevoli in un quartiere o nell'altro, però queste qua rischiano di diventare una goccia nell'oceano. Magari trovare nel PNRR i finanziamenti giusti. Le linee di finanziamento del PNRR hanno subito, stanno subendo una importante rimodulazione. Questo non ci scoraggia perché continueremo a portare avanti, diciamo, i nostri progetti. In questo caso ci sono, come di Alcamo, le professionalità adatte. Sì, da questo punto di vista non posso far altro che ringraziare l'intero ufficio tecnico per la concentrazione, l'abnegazione. Questo personale ovviamente è chiamato anche a gestire l'aspetto amministrativo e di rendicontazione per cercare di evitare dispersione di risorse sia patrimoniali che umane. Abbiamo cercato di concentrarci su obiettivi che l'amministrazione considera strategici e in maniera tale da far sì che le nostre risorse fossero effettivamente adeguate al perseguimento degli obiettivi.